Catanzaro avanti così, Francesco Puntoriere, attaccante del Catanzaro Calcio, indica la strada da seguire. Domenica siamo stati quasi perfetti, afferma la giovane punta calabrese. Vincere il derby ci ha tonificato nel corpo e nella mente, oltre a darci più consapevolezza e convinzione in noi stessi. Ma non possiamo fermarci o adagiarci perché sono ancora tante le sfide che ci attendono, a partire da sabato sul campo del Siracusa. No, no, infatti il mister non vuole nessuna pausa, nemmeno in allenamento. Appena finiamo un'esercitazione, tempo 1 o 2 minuti, dobbiamo iniziare subito, senza mai fermarci. Vuole una grande pressione sugli allenamenti, una grande qualità per l'allenamento e quindi non vuole mai che ci fermiamo. No, ma noi, cioè il gruppo lo sa che siamo una bella squadra, tutti lo sappiamo che siamo una bella squadra, però è vero, magari ogni volta caliamo di concentrazione e poi succede quello che succede in partita, poi in un campione di Serie C alla fine ti deconcentri un attimo e prendi gol, ma no, siamo già consapevoli dal Monopoli, dalla vittoria col Monopoli, che dobbiamo continuare in quel modo. Poi se è arrivata la sconfitta a Catania, abbiamo fatto una discreta partita, alla fine ora col Cosenza ci siamo ripresi e vogliamo continuare tutto il resto del campionato così. Fuori casa magari il gol è mancato, si può vedere a Rende quando per tutta la partita l'abbiamo dominata, diciamo, poi abbiamo preso gol al 90esimo e abbiamo perso. Io come tutto il gruppo vogliamo continuare a fare come abbiamo fatto domenica contro il Catanzaro e a fare il risultato fuori casa, perché anche i punti fuori casa sono fondamentali per noi. Sto aspettando pure io ancora di fare il primo gol, ho avuto occasioni, però sono un po' sfortunato e aspettiamo.